E oggi nonna Carmela ha deciso di preparare davanti alle nostre telecamere il pane come si faceva una volta. Abitualmente il pane lo si preparava di buon mattino. Sì, si preparava di mattina presto perché a quest'ora già era in forno e poi le persone, le massaie, una volta che avevano tanto lavoro, se ne andavano o in campagna o facevano altre faccende, però a quest'ora il pane era già in forno. Per preparare il pane oggi abbiamo scelto, così come si faceva una volta, la maidda. Sì, la maida come una volta e possiamo incominciare. Oggi lo facciamo il pane con questa semola di grano duro che viene direttamente da Enna. E mettiamo 3 kg di questa semola di grano duro. Con il lievito madre abbiamo aggiunto tutta la farina e questa mattina già è pronto. 12-13 grammi di lievito di birra. Possiamo cominciare a mettere l'acqua. Deve essere ben calda, si deve sopportare con le mani, così. Una volta il pane si faceva una volta alla settimana. A secondo la famiglia, se era numerosa, si passava 10 kg di farina, a secondo la capienza del forno, e durava per una settimana, anche se era più, diciamo, asciutto così, ma ce lo mangiavamo sempre. Non si andava tutte le mattine alla bottega per comprare il pane, perché si mangiava quello che c'era in casa. Quando finiva, la prossima settimana si faceva di nuovo. E il lievito, una volta in paese, ogni contrada di paese, c'erano 3-4 persone che tenevano questo lievito in una ciotola e tutti i giorni quasi veniva rinnovato, perché noi, tutte le famiglie sapevano qual era la signora che custodiva questo lievito, andava la sera, ce l'ha il lievito per fare il pane e se lo prendeva. All'indomani, quando faceva il pane, lo lasciava di nuovo in quella ciotola e glielo portava. Il giorno dopo andava un'altra signora, ce l'ha il lievito e questo lievito in pratica era sempre fresco. Tutti lo facevano il pane prima, lo facevano tutti in casa. Il grano lo facevano e avevano tutta la farina in casa, il sale 70 grammi, che lo sciogliamo così per non andare a contatto col lievito, se no si blocca la lievitazione. Oggi il lievito madre si trova ancora? In paese saranno, non lo so, una decina di persone che fanno il pane ora, perché lo comprano tutti, sia perché oggi la nuova gioventù non lo sa fare, prima cosa. Poi le famiglie una volta erano numerose e si consumava più pane. Ora, al massimo che sono 2 persone per famiglia, dice io lo compro, mi metto a fare pane, poi lo devo mangiare duro. Quelli che lo fanno, alla fine quando è lievito lasciano una pallina così di lievito, lo tengono in frigo e poi quando fanno di nuovo il pane lo rinnovano e lo usano. Non c'è più quell'usanza che tutti tenevano il lievito in casa, le famiglie. Questa è la parte più faticosa. Certo, almeno si deve impastare un'ora. Si aggiunge l'acqua poco a poco. E man mano che si lavora, l'acqua se l'assorbe e diventa un impasto soffice. Così, con le mani. Una volta l'impastatrice se la sognavano, ora magari qualcuno che lo fa l'impastatrice, però ricordatevi che le cose naturali sono sempre le cose naturali. Prima di tutto perché il pane viene meglio così. Poi, se viene a mancare la luce, l'impastatrice non cammina. Si deve girare, si pulisce per la maida, diciamo, per assorbire tutta questa acqua. Ho incominciato giovanissima, non per la necessità, per il piacere di fare il pane, perché lo devo fare agli altri e ho detto ora lo faccio io, vediamo se mi riesce. Si impasta e già gonfia, perché
e quasi vicino alla prontezza per metterlo a lievitare. Si capisce il pane quando è buono da tutti questi buchini che fa. Vedete? Un pochino di olio così si pulisce la maglietta e il pane fa quella faccina più liscia e viene meglio per azzarlo. Ora facciamo tanti filoncini così. Prima facciamo i filoncini e poi facciamo i gudduretti con l'ova. Che una volta tutti facevano i gudduretti con l'ova. Si faceva anche, c'era l'usanza che si faceva la guddura per il fidanzato con 21 uova. Si faceva anche la guddura per il suocero, per i bambini. Questi sono sotto, li ho bolliti questa mattina e li ho fatti raffreddare. Ora li andiamo a coprire con un'altra tovaglia, poi mettiamo le coperte e fra circa 2 ore facciamo il forno a legna e li mettiamo nel forno. Una volta quelli più anziani dicevano: abbiamo messo il pane a letto per evitare. Ora stiamo mettendo il pane nel forno. Ecco. Prima mettiamo questi filoncini e poi mettiamo i gudduri. Di solito il pane sta nel forno 1 ora. Ma siccome abbiamo fatto dei filoncini piccoli e i gudduri non sono grossi, basta 3 quarti d'ora. Quando io ero piccola, che o mia mamma o mia suocera facevano il pane, dopo 10 minuti toglievano questa, non lo so come in italiano come si chiama, io ce la chiamavamo aiuterna, e dicevano il pane si stava cominciando a colorire e dicevano gli è calata la rosa al pane. Che prendeva già il primo colore. È passato quasi 1 ora da quando l'abbiamo messo nel forno e ora lo possiamo togliere. Abbiamo fatto i gudduri con l'uovo di pane. Ora facciamo il pane cunzato. Si può mettere olio, sale, un pochino di pepe nero, un pochino di olio di peperoncino,